Grazie per questa opportunità che mi date di parlare a tutta la cittadinanza e tra l'altro ritengo che la panoramica sulla politica nolana non possa esimersi da alcune considerazioni sulla politica nazionale. La politica nazionale, quella che ancora noi usiamo chiamare politica, è diventata una forma di personalismo. Questo personalismo purtroppo si è maturato ben prima a Nola, si è radicato, quindi diciamo che Nola da questo punto di vista è stata antesignana di una personalizzazione della politica. Dico ciò perché la politica a Nola, che dovrebbe essere insieme ai cittadini, con i cittadini e per i cittadini, purtroppo oggi è diventata un esercizio molto privato di una gestione assolutamente, come ho già contestato in Consiglio Comunale, che non ha nulla a che fare con la democrazia. La politica, se vogliamo chiamarla politica, quella che si fa a Nola, che è un'amministrazione di una città che riesce con fatica a tenere dietro alle esigenze primarie dei cittadini, e con primario intendo le strade, intendo le scuole, intendo l'esercizio proprio di tutte quelle che sono le cose utili alla città, come la viabilità ancora, come la manutenzione del cimitero, cioè tutte queste cose che sono utili ai cittadini non hanno mai avuto accesso alla politica nolana, perché la politica nolana fonda soprattutto la sua esistenza su delle situazioni che sono abbastanza diverse rispetto a quelle delle esigenze dei cittadini. La politica nola, dal mio punto di vista, non è democratica, perché lo abbiamo contestato e l'ho contestato personalmente nel Consiglio Comunale, lo ha detto anche qualche collega, consigliere comunale di minoranza, come ci tengono bene a precisare, perché l'opposizione qui o la minoranza, diciamo che crea un dissidio, probabilmente dovrebbe essere solamente una contrapposizione dialettica, ma non riesce ad esserlo a Nola la contrapposizione dialettica. Quindi crea proprio un dissidio nel parlare di opposizione. Quindi noi di minoranza avremmo voluto che il Consiglio Comunale fosse centrale. Perché la centralità del Consiglio Comunale? Perché i cittadini non si rendono conto di ciò che accade nella casa comunale. Mentre invece oggi il Consiglio Comunale è diventato semplicemente un organo per ratificare ciò che si è stabilito in giunta. Cosa ci aspettiamo da questi ultimi tempi, da quest'ultimo anno di prospettiva dell'amministrazione Biancardi? Beh, io mi aspetto di trovare una situazione assolutamente sfaldata, del resto i cittadini avrebbero dovuto ribellarsi quando sono state fatte delle sostituzioni in giunta, avrebbero dovuto ribellarsi gli stessi cittadini che hanno sostenuto questa amministrazione. Purtroppo la città tace sul bello e sul brutto. Vi sono delle iniziative culturali che partono dalla politica di questa città, che obiettivamente sono delle iniziative un po' come il deserto e con la piccola oasi. Ma purtroppo noi abbiamo dei beni culturali che consentirebbero l'afflusso di persone se solo fossero utilizzate. Loro parlano sempre di sinergia con tutte le istituzioni. Io questa sinergia non l'ho vista. Ho visto un anfiteatro abbandonato. Sicuramente la competenza è quella della sovrintendenza, ma se la politica volesse, noi potremmo ottenere che quel anfiteatro riuscisse ad arrivare ad essere un punto focale per fare effettivamente cultura. Abbiamo peraltro, sempre per la sinergia mancante, abbiamo un parco archeologico urbano
di cui non sappiamo obiettivamente la destinazione. Mi è sembrato che fosse aperto qualche volta la parte esterna, quella lì non la osserviamo, sempre chiusa. Poi abbiamo il villaggio preistorico. Il villaggio preistorico che praticamente è sicuramente un'attrattiva, ancorché sia stato rimesso poi alla sovrintendenza e la sovrintendenza abbia badato alla sua copertura, in ogni caso potrebbe essere un luogo di aggregazione, un luogo in cui fare cultura, ma la sinergia di cui si parla e di cui parla la politica che oggi amministra Nola sicuramente non è quella positiva. Vogliamo parlare delle strade, ma la politica altro non è che amministrare i cittadini, amministrare i beni pubblici, amministrare le aspettative dei cittadini, amministrare ciò che è utile alla gestione della città. Io penso che sia stata una sconfitta totale quella che è accaduta per ciò che riguarda le scuole, cioè i ragazzini deportati praticamente a San Paolo. E fortunatamente è vero che da un lato abbiamo trovato l'accoglienza presso il comune di San Paolo, ma perché i cittadini non si sono posti il problema della cattiva manutenzione delle scuole? Chi vuole la cattiva manutenzione delle scuole? Dove pone la radice la cattiva manutenzione delle scuole? E queste sono le cose per le quali una città e un'amministrazione decreta il proprio fallimento. Vogliamo parlare delle fogne a Piazzolla? Ne parlano tutti. Io ritengo che non sia giusto. Io ritengo che in questo momento sia giusto invece per i cittadini fare una valutazione complessiva dei 4 anni dell'amministrazione Biancardi, nei quali io ho trovato soltanto delle posizioni da parte dell'amministrazione in assoluta contrapposizione alle esigenze dei cittadini, pur di far prevalere una personalistica visione della gestione della città. Il bilancio io trovo che sia veramente una grande farsa. Se solo i cittadini riuscissero a pensare che attraverso il bilancio si gestisce la vita della città tutta, dovrebbero arrivare tutti quanti alla nostra bellissima assemblea di consiglio comunale, in cui come sempre i revisori dei conti hanno dato parere favorevole al bilancio con alcuni aggiustamenti. Non è vero che il comune di Nola non è indebitato, il comune di Nola ha contratto dei debiti che sono tutti quanti nel bilancio, andrà a contrarre nuovi debiti per il bilancio, ma questo non significa che nella gestione di un comune non si possa affrontare dei debiti. Il problema è che nella perequazione, cioè nell'andare a fare la perequazione tra l'uno e l'altro, dobbiamo vedere se sia conveniente restringere certe spese o se invece sia conveniente investire su altre. Il problema serio è questo, che anche in questo caso la gestione personalistica del bilancio fa sì che dei capitoli di bilancio siano immensi ed altri invece obiettivamente molto poveri. Abbiamo delle eccellenze a Nola e non sono sicuramente le eccellenze che riguardano i personalismi. Abbiamo avuto una città che è stata splendida anche dal punto di vista calcistico. Lo so che non prenderò mai i voti di coloro che votano sistematicamente l'amministrazione Biancardi o che sostengono la società sportiva di Nola, ma il fatto che il Nola non abbia, e la società e Nola stessa città non abbia uno stadio, io ritengo che non possa essere un fiore all'occhiello. Non ha assolutamente la dignità della grande città. Io so bene che anche in questo caso bisogna fare delle grandi riflessioni, perché anche nelle campagne elettorali, soprattutto i cittadini che non si occupano di politica, tentano a capire cosa sia effettivamente essere uno dei comuni della città metropolitana. Io ritengo che questa cosa dovrebbe far venire fuori tutta la dignità, tutta la forza dei cittadini nolani, perché nella città metropolitana ci sono tantissime città ed è pur vero che uno stadio non può essere asservito ad un solo comune e ad una sola società sportiva, ma facciamo in modo che le società storiche, che il calcio storico abbia la sua prevalenza.
perché il problema di una platea scolastica dirottata altrove in edifici scolastici che non rispondono più alle esigenze dell'attuale attività o anche delle attuali esigenze dal punto di vista igienico, sanitario e strutturale, debbano essere assolutamente adeguate. Si fanno grandi sforzi, poi ci sono dei grandi momenti di stasi. Purtroppo tutto questo dovrebbe essere nel bilancio, lo discuteremo a breve.